Intanto saluto Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle, Buongiorno, bentornato in questo buongiorno. studio. Insomma, l'Europa non ha una strategia, l'Europa non nasce l'Europa, unità come politica. Come ha voluto dire il generale Tricarico con la sua consueta eleganza e diplomazia, l'Europa è rimasta in silenzio ad ascoltare le istruzioni che gli arrivavano dagli Stati Uniti. Quando il generale Tricarico dice che non c'è stata concertazione, che si è andati lì e tutti e 40 hanno ascoltato quello che aveva da dire gli Stati Uniti, dice il vero, dice la verità. Ovviamente queste anomalie all'inizio nella cronaca, negli sviluppi delle situazioni non si vedono o comunque non si percepiscono, ma come tutte le anomalie, se tu le lasci così, piano piano poi emergono. E adesso stanno emergendo in tutta la loro gravità. Questo è accaduto, semplicemente questo, una condizione di subalternità rispetto agli Stati Uniti, che non poteva avere una coincidenza di posizione, di interessi con l'Europa. Era evidente questo, no? Non ritiene Licheri, poi vado anche da Candiani, che questa crisi internazionale, che si è tradotta anche in una crisi economica, una crisi energetica, può essere una chance di recuperare questa compattezza, questo senso di unità? Assolutamente sì, l'auspicio è proprio questo, incominciare a prendere consapevolezza del fatto che, seguendo la logica bellicistica e aggressiva di Putin, stiamo facendo un po' il suo gioco, cioè lo stiamo aiutando a conficcare un cuneo tra noi, cioè tra l'Occidente e il resto del mondo. Allora la domanda è: che cosa possiamo fare perché questa guerra cessi? Qualcuno deve convincere Putin e Zelensky che hanno da guadagnare di più con una soluzione politica piuttosto che dalla guerra. E questo qualcuno non può che essere l'Europa. Gli Stati Uniti non possono essere mediatori di se stessi. La Cina ormai è schiacciata verso la Russia, al punto che il giorno che dovessimo avere conoscenza di questo piano di pace cinese, temo che, in quanto cinese, per quanto possa essere scritta la migliore soluzione, troveremo delle difficoltà. Tutto questo perché? Perché abbiamo lasciato colpevolmente la scena diplomatica, prima la Turchia e adesso evidentemente a Pechino. Quindi mi sta dicendo labile. Il consenso Quindi facciamo attenzione di Putin che in Russia è maggiore diciamo di un anno fa in patria? Da quello mi dicono sicuramente. Tant'è vero, le dirò di più. Le dico una curiosità. Sono come membro del Consiglio d'Europa. Abbiamo ascoltato 2 settimane fa degli esponenti della società civile iraniana, che ovviamente fa parte di tanti studi del mondo studentesco, eccetera. Insomma, hanno chiesto ovviamente un appoggio. Certo. E dicevano: però non aumentate, togliete le sanzioni economiche, perché cadono direttamente, senza nemmeno passare attraverso il ceto dominante, cadono direttamente sulla popolazione. Licheri. Allora, punto numero uno, paghiamo tutti il prezzo dell'aggressione russa, ma non lo paghiamo tutti nello stesso modo. E gli ucraini di più. Sì, non lo paghiamo tutti nello stesso modo. Possiamo essere d'accordo su questo aspetto? Sì, punto primo. Punto secondo, perché Putin, lei dottoressa ha domandato, ha fatto un riferimento all'Italia, a Berlusconi? Perché noi abbiamo alle spalle, guardo l'ambasciatore, una tradizione di dialogo diplomatico straordinario. Noi è come se ci fossimo dimenticati quella che è la nostra vocazione storica, la vostra vocazione naturale, per via anche di una storia che ha sempre visto poi il mercato, insomma, siamo il paese delle repubbliche marinare, Franza, quindi Spagna, ce l'abbiamo nel sangue, Noi abbiamo rinunciato a tutto questo, e abbiamo imboccato una strada che dopo un anno ci fa dire che non ha via d'uscita. Noi in questa maniera finiamo incontro alla terza guerra mondiale, e lo sta dicendo Guterres. Cioè lo sta dicendo il segretario generale delle Nazioni Unite, lo dico a Candiani che ha fatto riferimento alle Nazioni Unite. Non è che le Nazioni Unite non dicono nulla, le Nazioni Unite stanno dicendo che in questa maniera ci si va a far male tutti.
Ma infatti il problema non è che non lo dicono, è che non contano più nulla. Allora, esatto, e lì c'è la subalternità.